Frage. Atreus, seguimi. Arrivo subito. Vedo qualcosa laggiù. Dobbiamo attraccare qui. Beh, eccola. Deve avere un punto debole da qualche parte. Difficile. Ecco la tomba. Trovato qualcosa? Forse. Padre, butteremo giù quella statua, vero? Buttarla giù da solo. Cadono facilmente. Lo so, scherzavo. E non si scherza su di loro. Scusa. Padre, perché gli dei ci causano tanti problemi?
perché è nella loro natura. Ma con tutto il loro potere, alcuni dei potrebbero cercare di rendere la vita migliore alla gente. E invece gli dei continuano a diffondere infelicità e la vita. Fate molta attenzione, voi due! Le strade brulicano di orde di morti più del solito, ultimamente. L'abbiamo notato. Hai idea da dove vengano? Forse non c'è più posto in Hel. O forse Odino fomenta disordini. O magari si sono persi. Perché non glielo chiedi tu quando ti staccheranno la faccia a morsi? Allora staremo attenti. Fate bene. Ehi, voi! Avete distrutto la statua? La statua non c'è più, spirito.
Allora il mio legame con questo regno è spezzato e vado dal vero dio del tuono. Conoscerà la mia vendetta. Vi sono grato. Se ne va. Che coraggio, va a cercare Thor da solo. È un idiota. Chi ha lasciato lo spirito? Un'offerta a uno degli dei. Possiamo usarla? No, ma forse i nani sì. Che cos'è? Un corno. Si soffia qui. Lo suoniamo? E le conseguenze? Ma se appena vediamo leve pulsanti li premiamo o tiriamo? Conseguenze che possiamo prevedere. Qui è diverso. Dobbiamo sviluppare il tuo istinto. Lo sapevo. Suoniamo il corno. No. Saggiamo la tua risolutezza. Io sono risoluto. Un sacco. Non lo suono se non lo fai tu.